Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Flipgrid nella versione ultima di agosto 2020. Che cos'è Flipgrid? È una piattaforma per realizzare discussioni video su argomenti disciplinari. I docenti condividono risorse e fanno domande alle quali gli studenti rispondono con brevi video usando i loro dispositivi mobile. Gli studenti partecipano alla discussione su invito utilizzando un ID studente o una mail istituzionale se il docente ha settato la grid con questi permessi. Le risposte video da device, come potete vedere qui nell'immagine, vengono date attivando il tasto Registra. Le caratteristiche di Flipgrid. È possibile utilizzare una versione free. È un ambiente didattico di lavoro in cui discutere socialmente usando video di breve durata, accessibile da molti device, Android, iOS e PC. Con la versione free ora si creano discussioni e si generano topics, argomenti e gruppi. Si condividono brevi video come post e risposte. Nell'applicazione è integrata utilmente la fotocamera. È un social learning. Come si accede? Il docente accede con un account per Educator Login, dopo essersi registrato. Lo studente accede con un codice che il docente invia. Si può accedere comunque con un account Microsoft se la scuola ha Office 365 oppure con un account G Suite se la scuola ha un account G Suite for Education. Cosa permette di fare Flipgrid? Di creare delle discussioni. Una volta erano chiamate grid. Le discussioni, si, creano creando topics e groups, come potete vedere qui dall'interfaccia. Per creare, un topic di e discussion si va in topic e add a topic. Questo è un esempio di un topic creato, presentarsi con un selfie video. E vedete che è stato generato un codice e a questo codice può essere inviato agli studenti perché si colleghino. I topics sono argomenti di discussione pubblici o privati che possono riguardare micro contenuti disciplinari e possono essere anche moderati. Gli studenti sono invitati ad inviare i loro video usando smartphone per rispondere ai topic in un tempo assegnato e con un mini video. Si collegheranno tramite, come vi dicevo, mail della scuola o mediante ID. Topic, per esempio, sono il commento di un testo, video, immagine, evento, spiegare e valutare una poesia, una teoria, un comportamento, una situazione, fornire istruzioni su come eseguire un procedimento, risolvere un problema, fare domande ragionate, esprimere idee nuove su come organizzare un'attività, un lavoro di gruppo, parlare delle proprie emozioni nell'ambito comunicativo, sociale, riportando esperienze vissute, progettare scelte da intraprendere, da organizzare, presentare se stessi. Questi e molti altri esempi potrebbero essere fatti. La creazione dei gruppi la potete vedere qui, questi sono i miei gruppi. Per creare un gruppo bisogna scegliere tra privato e pubblico, il gruppo deve essere nominato, io l'ho nominato classe quinta B, viene fornito il codice, come vedete, del gruppo, si decide se iscrivere gli studenti tramite mail oppure attraverso, mediante un ID. Nel secondo caso bisognerà creare una lista di studenti con il loro nome e username, come potete vedere da qui. Oppure
Oppure si possono inserire usando un template che è scaricabile da qui, oppure uploadando un file CSV. La creazione di un gruppo genera, come vi dicevo, un codice che può essere condiviso. E con la creazione del gruppo è possibile aggiungere anche, associare al gruppo un copilota. I gruppi poi possono, nei gruppi si possono creare nuovi topic o inserire, duplicare un topic che è già esistente. I gruppi possono essere le classi, gruppi per attività specifiche, gruppi di interesse, gruppi di studio, gruppi su un tema, argomento, laboratori di, consigli di classe. Attività. Tutti gli studenti di ogni ordine e grado possono accedere per interagire, creare idee nuove e usano i loro device. È utile nella Flipped Classroom online per riscaldare il clima per un'attività da intraprendere o un svolgimento o svolta al fine di produrre alcune riflessioni situate, per organizzare commenti e dibattiti. È caratterizzata, Flipped Grid, da alta comunicatività e interazione a distanza, molto importante nella DAD per promuovere la partecipazione attiva. Utilizzo nella Flipped Classroom e negli EAS, esperienze di apprendimento situate. Volevo fare un esempio. Ad esempio, per quanto riguarda la progettazione di un'attività, possiamo usare il momento preparatorio, momento operatorio e ristrutturativo, quindi per fasi. Cosa fa il docente nel momento preparatorio? Il docente crea un flip grid con un video stimolo, chiede agli studenti di rispondere con un mini video ad alcune domande, assegna un tempo di registrazione. Cosa fa lo studente? Esempio, ascolta il video, invia la risposta. Un esempio del momento operatorio potrebbe essere utilizzare quindi la tecnica del debate. Il docente crea un flip grid con una questione e un argomento di discussione in cui si sostiene una tesi. Chiede agli studenti di assumere una posizione pro sponse, e inviando un video in risposta. Lo studente risponde nei tempi assegnati con un breve video e argomentando la sua posizione pro sponse. Nel momento ristrutturativo, il docente invita gli studenti a valutare l'esperienza fatta con un breve video che mette in luce, ad esempio, tre fattori positivi e tre da migliorare. Lo studente risponde alle richieste nei tempi assegnati con un breve video. Effetti dell'uso in didattica. Sono il problem solving, protagonismo, creatività, capacità di sostenere idee e opinioni, confronto con gli altri, miglioramento dell'esposizione e del ragionamento e molte altre cose. Vediamo ora come funziona dal vivo Flip Grid. Scriviamo Flip Grid nella casella di ricerca di Google. Andiamo in Flip Grid Empower Every Voice, quindi il primo risultato, e siamo collegati a Flip Grid, a questa applicazione. E entreranno con il codice da qui, da questa parte centrale, gli studenti. Un codice che noi invieremo loro, faremo avere. Noi dobbiamo loggarci dopo aver fatto l'educator sign up e con
un educator login. Ecco. Sta caricando quindi la discussion, prima la discussion si chiamava grid, e questa discussion si articola, come dicevamo, in topics e groups. Questi sono i miei topics che ho già creato, potete vedere anche i miei gruppi. Andiamo in topics, vedete che in alto ho comunque diverse possibilità di esplorazione, discovery, che fa, per costruire collezioni, activity, mixtape, shorts, pulse. Rimango in discussion per creare altri topic. Creo quindi nuovo topic e scriverò ad esempio considerazioni sulla DAD. Sotto nella casella sottostante metto la question: come ti sei trovato con la DAD? Registro un mini video di risposta della durata di massimo 5 minuti. Do il tempo, il recording time, 5 minuti. Scelgo la lingua, italiano. Posso poi moderare, quindi decidere di moderare poi le risposte degli studenti attraverso questo tasto, ma se modero le risposte, gli altri utenti non vedranno le risposte dei compagni. Posso poi aggiungere un media, quindi adesso con record del video oppure upload video, inserire un video YouTube, upload an image, add a GIF, add an emoji, oppure un documento Microsoft, Google, Kahoot, Wocklet, Nearpod, Newzella, Adobe Spark, Wonder Police e Bouncy. Aggiungo, ad esempio, posso aggiungere un Wocklet. Ecco, mi chiederà l'indirizzo del mio Wocklet. Wocklet, metto l'indirizzo a un Wocklet così casualmente. Quindi faccio add e vedete che mi ha aggiunto il mio Wocklet. Posso poi a questo punto cancellare il media oppure andare avanti. Aggiungo gli studenti. Vedete che questo Flipgrid può essere privato o pubblico. In questo caso lo lascio privato. Posso aggiungere gli studenti per mail della scuola oppure attraverso il loro username. In questo caso posso aggiungere gli studenti attraverso un template da compilare che posso ottenere da qui oppure uploadando un CSV file. Posso farlo manualmente, ad esempio, posso scrivere il nome dello studente, scrivo tutto minuscolo per comodità, Ada Campo, do un username ad Ada che è Ada, poi faccio add, aggiungo, tanto per fare un esempio, un altro studente, sarà Guido. Guido Turni, username Guido, sì, poi voi lo sceglierete, migliorerete, eccetera, add, vedete che compaiono qui i
gli students con il loro username. È importante perché loro quando si collegheranno all'applicazione attraverso il codice che voi inviate, sarà chiesto loro di inserire proprio il loro username. Che noi facciamo avere i nostri studenti. Create topic e vedete che mi dice che è pronto il topic e che mi dà il codice del topic che posso copiare, posso condividere un QR code per collegarsi. Posso quindi avere anche un embed code e posso avere anche la possibilità, come vedete, di condividerlo in Microsoft Teams, in Google Classroom e in Remind. E quindi seleziono quello che credo opportuno. Ecco, chiudo adesso, dopo aver copiato il codice e averlo inviato ai miei studenti, e questo è l'Occhete, è il Flip Grid che ho creato. Vedete che posso View Topic Media, cioè collegarmi all'Occhete che avevo assegnato, perché lo analizzassero in relazione naturalmente alla domanda. Comunque sia adesso lo chiudo, questo non era neanche coerente con quella domanda del tutto, ma vabbè, volevo farvi vedere le funzionalità. Posso poi andare a editare di nuovo il topic. Vedete comunque che qui ho il view as a student attraverso il codice che mi si è generato, e posso anche rivedere il mio topic. Lo rivedo perché volevo farvi vedere alcune cose, altre che potrei, c'è la possibilità di dare un feedback poi quando loro inviano i loro mini video e un feedback agli studenti. Può essere un feedback base, basic feedback, oppure posso fare una custom feedback creando una rubrica, create un new rubric. Anche il feedback base che si articola in un punteggio che assegno agli studenti va benissimo, insomma. Però se si vuole essere più raffinati si crea una rubrica. Update topic, lo vedremo magari più in là. Ritorno in discussion ora. E a questo punto creo il gruppo, create group. Vedete che dice private o public. Devo comunque nominare il gruppo e il gruppo lo nominerò classe quinta e quinta S, non mi ricordo che altro ho generato, e vedete che mi dà il codice della classe che è disponibile, lo dà disponibile, e aggiungo qui gli studenti alla solita maniera usando la mail o degli studenti, student email, oppure uno student username attraverso quindi username. E vado next. E qui aggiungo gli studenti, Ada ad esempio, adesso non mi ricordo cosa avevo messo, campo, username,
Ada nella classe, add, poi posso aggiungere un altro, era Guido, ma non mi ricordo come l'avevo chiamato. Guido Giusti forse. Vabbè, dopo mettete gli studenti e qui Guido, eccetera, eccetera. E faccio add e creo insomma gli studenti della classe. Potrei usare anche il template oppure posso usare uploadare un file CSV per aggiungere gli studenti. Posso quindi creare anche un guest password optional, non lo creo, next. E così mi dice di selezionare un topic tra quelli che ho e considerazioni sulla DAD e quindi faccio duplicate topic, ecco, e quindi ho il codice della clip grid della classe con il topic associato alla classe e che posso copiare questo codice. Posso condividere con QR code, embeddare sui siti, oppure posso condividere in Microsoft Teams, in Google Classroom o in Remind, quindi go to a group. E questo è il gruppo della classe. Naturalmente quando sono dentro posso cambiare posso come vedete add copilots e quindi duplicare il gruppo mandare le notifiche al gruppo. E qui poi ho l'integrazione in Teams, spostare i dati oppure delete il topic. Ok, mi sembra comunque che sia molto interessante. Posso anche editare il gruppo di nuovo che ho fatto con vedete che qui ho per vedere che cosa è successo, posso qui cambiare l'immagine del gruppo scegliendo un'immagine dal browser oppure una di quelle che mi propone, metterò una qualsiasi di quelle che mi propone per farvi vedere che ho cambiato l'interfaccia e poi update group. E così ho creato il gruppo della classe quinta S. Vediamo ora come può l'utente collegarsi per rispondere. Questo è il mirror del mio cellulare. Ho scaricato quindi FlipGrid l'app. E sono entrata nella app e voglio ho il codice collegarmi al codice QR che ho inviato agli studenti. Questo l'avevo magari inviato. Potrei anche enter join code che è questo il code, il link. Faccio lo scan e flip grid OCR. Aspettate, vado nel ecco e mi dice di entrare con lo student username l'ID dello studente era una era Ada mi sembra. Ok, faccio go e qui la ragazza risponderà cliccando
Share Your Voice, quindi cliccando sul tasto di registrazione. Ecco, Record. Ho la possibilità di inserire alcune opzioni e degli effetti. Ad esempio, se volessi mettere dei filtri, degli effetti con i filtri, vediamo se viene. Vedete, posso aggiungere dei filtri, posso aggiungere un frame, degli emoji, del testo, scrivere, quindi una lavagna e foto e GIF. È molto utile perché con gli effects posso, ad esempio, rendere tutto, vedete, questi sono gli effetti, ecco, di varia natura, le opzioni. Posso anche pixelare l'immagine per la privacy. E vado, quindi potrebbe essere utile consigliare agli studenti, se non vogliono farsi vedere, per tutelare la loro privacy, di fare il pixelate. Quindi vado in registra, come vedete, e quindi il video è registrato. Vado in registra, come vedete. E quindi il video è registrato. Vado in registra, Ecco, come adesso vedete. continua a ripetere. Bene, quindi vi ho fatto mostrato come poi l'utente farà dal punto di vista della risposta da dare al grid. Quindi considerazioni sulla DAD, questo il discassio, era il discassio, eravamo e in topics abbiamo quindi fatto tanto la classe quinta e che troviamo a gruppi topics e gruppi. Ecco, questo era quello che volevo mostrarvi e spero che vi sia utile da utilizzare nelle vostre classi.